sera. Dopo l'arresto nei giorni scorsi di uno spacciatore di hashish, i carabinieri di Sassuolo hanno portato in cella altri due extracomunitari che spacciavano droga nei pressi delle stazioni ferroviarie per Modena e Reggio. Uno di essi, MM, quarantenne marocchino, è stato trovato in possesso di alcune dosi di cocaina, mentre il suo concittadino 35enne, NB, le iniziali, è stato bloccato in flagranza mentre spacciava hashish. Dalle indagini è emerso che il più giovane si recava nella zona di spaccio in bicicletta dopo essere stato contattato dagli acquirenti. Segnalata alla prefettura anche un italiano che stava comprando droga dallo spacciatore. Continuano gli incontri tra la giunta e i residenti per parlare del bilancio 2015, dei progetti che l'amministrazione sta mettendo in cantiere e dei problemi dei singoli quartieri. Ieri a Borgo Venezia i residenti hanno chiesto migliorie alla viabilità. Domani la giunta incontrerà il quartiere San Lorenzo alle 20:30 alla scuola Walt Disney. Nei prossimi giorni sarà poi la volta del centro e dei quartieri Braide e Rometta. Estate ricca di appuntamenti al Temple Bar. Domani parte infatti un denso programma di iniziative organizzate dall'Associazione Pandora, che da quasi un anno ha in gestione il locale della Casa nel Parco. Ecco i dettagli nell'intervista al presidente di Pandora, Tommaso Simonini. Temple continua la sua serie di eventi, tante iniziative soprattutto per l'estate. Quali sono quelle principali? Sì, certamente, diciamo che abbiamo lavorato sodo ultimamente per strutturare una sorta di programma estivo per maggio, giugno e luglio. Sono all'incirca 45 eventi in più o meno 80 giorni, quindi diciamo ci sarà tanto lavoro da fare, ma abbiamo un programma diciamo ben variopinto e molto ricco. Sicuramente il nostro evento culmine è il Youth Festival, che sarà anche quest'anno l'ultimo weekend di giugno e prevederà appunto 4 giorni e saranno diciamo tante sorprese, tanti ospiti sul palco quest'anno, anche ospiti importanti, e quello sicuramente è il nostro evento culmine. Al di là di ciò, il programma estivo prevederà un po' di tutto, insomma riproporremo il Cineforum qui al Temple e tornei, e pinacolo, tornei di ping pong, gioco a quiz tra i tavoli, ci saranno presentazioni di libri e inoltre abbiamo organizzato un contest musicale appunto tra le band della zona, e dove per 5 sabati appunto queste band si esibiranno e il vincitore suonerà appunto sul palco dello Youth Festival. Quindi e diciamo che sono varie attività che coinvolgono un po' tutti. Ci teniamo a precisare che sono tutte attività gratuite e ovviamente è necessario e tassativo essere soci appunto dell'associazione, e sono tutte completamente autofinanziate dall'associazione. Il Temple Bar a gestione Pandora compie anche un compleanno importante, perché tanta gente comunque vi ha premiato e ha iniziato a frequentare questo luogo che è nella storia dei giovani sassolesi. Ci saranno delle celebrazioni anche per questo? Sì, sicuramente. Noi il 17 maggio compieremo appunto un anno di gestione e abbiamo organizzato 3 giorni, quindi venerdì, sabato e domenica, ricca di eventi, e quindi siamo pronti appunto a celebrare questo anno di gestione nel migliore dei modi, e ci teniamo a dire che comunque siamo contenti appunto. È già passato un anno, ma siamo più che contenti di quello che abbiamo fatto e siamo carichi per quello che arriverà. Passiamo allo sport. Allenamento pomeridiano al Mapei Stadium oggi per i giocatori del Sassuolo Calcio, che dopo il pareggio col Palermo si apprestano ad affrontare il derby emiliano-romagnolo in casa del Cesena. Ad arbitrare la partita, con fischio d'inizio domenica alle 15, Luca Banti di Livorno. Vi ringraziamo per essere stati con noi, per oggi è tutto, arrivederci a domani.